Io vorrei farvi notare che Elena ha poco più di 20 anni, Del 2002. Del 2002 ha scritto un libro, penso veramente spettacolare. Anche qui si parla di sofferenza e di resistenza, come abbiamo detto prima nel libro precedente. È una cosa che ha detto lei, che si trova anche in questo libro, che sono collegatissime alla fine. È che noi pensiamo sempre che alcune cose non accadono mai a noi, accadono sempre agli altri, e quindi tanto non fa niente, tanto non ci interessa, poi arriverà però il momento in cui le cose accadono a noi. A volte accade che ci ritroviamo noi in determinate situazioni e non possiamo più nasconderci. Questo è una cosa che mi ha colpito. Allora, adesso colgo un attimo l'occasione per ringraziare alcuni sponsor che ci hanno aiutato a sostenere questa serata, ad organizzare questa serata, e sono la pasticceria, la caffetteria La Madonnina, poi il panificio Mastroianni, Mobili IGM, sull'auto. Francesco Sulla, poi non ho dimenticato il cielo, no, c'è immediatamente, l'ho detto, Penny Bar, assolutamente è stato il nostro primo sponsor, è stato quello che ci ha sostenuto di più dall'inizio, poi l'hotel ristorante Canada, ma anche qualcuno ha pugilato l'amico che ci ha anche sostenuto a livello pratico. Adesso cambiamo il libro, cambiamo facce. Una donna dal vivo, dai, perché sennò anche Elena. Allora, abbiamo Rita Ciura che ci presenta il libro Rosa e Coppolena insieme al suo scrittore, Emilio Gigliotti. Vi lascio la parola. Allora, indubbiamente gli argomenti che abbiamo trattato sono degli argomenti di una certa importanza e continuano ad esserlo inevitabilmente, però in questo momento abbiamo un momento di relax. Il libro di Andrew Gigliotti si chiama Rosa al Covaleno, è un romanzo, e molto spesso qualcuno si chiede, ma dico, probabilmente questo Andrew sarà un uomo acculturato, nel senso che ha scritto di libri, però, nel senso che lui ha affrontato diverse tematiche, eccetera. No, adesso parliamo molto semplicemente di un uomo come tanti altri che decide a un certo punto di scrivere un libro. Molto spesso ci si pongono le domande e si dice, ma perché hai scritto un libro? Scrivere un libro molto spesso, qualcuno non si è mai posto il problema, oppure l'ho fatto con un'assoluta spontaneità. Molti di voi avranno scritto il diario, no? Il diario segreto. Molti di voi hanno scritto qualcosa che è rimasto fuori assolutamente in un cassetto e che ritenevano non fosse adeguato per un'eventuale presentazione. Oppure perché si scrive? Si scrive perché c'è un momento emotivo particolare. Alcuni hanno detto che lo scrivere significa anche maturare, entrare in un ordine delle idee, che è quello di approfondire una conoscenza su un'eventuale tematica che si affronta, rende liberi. Quindi, quando qualcuno dice, usa l'espressione che io odio, e adesso tutti scrivono il libro, detto in senso così, sì, perché lo scrivo il libro? È chiaro che un libro che va scritto deve necessariamente essere sottoposto alla competenza di un editore, di un editing, di un correttore di bozza. Bisogna ricavare quella che è l'argomentazione di carattere di interesse. Quanti di noi, per esempio, scrivono un libro e se tu gli chiedi, aspetta che poi faccio una domanda, e se tu gli chiedi ma c'è qualcosa di tuo nel libro, molti
no, ma non è vero. Non è vero che non c'è niente di nostro nel libro. Ogni volta che noi eventualmente scriviamo un libro, noi ce lo mettiamo qualcosa di nostro. Ed è una cosa bellissima. È la possibilità di far viaggiare la nostra testa e di entrare in un'ottica di approfondimento, di libertà. Allora, questo libro, cosa che vale nel romanzo, anche questo, come tanti altri, perché noi nella casa editrice di Marco abbiamo letto solo colpi di scena, non lo so perché, ma proprio di tu che sei proprio. Insomma, anche questo c'è un colpo di scena, romanzato. È un libro dove i vari capitoli sono caratterizzati da un fiore, dal significato del fiore, però prima di. Allora, dopo questa disquisizione sui libri, tu perché hai scritto il libro? Allora, intanto buonasera a tutti, pure io ho poco più di 20 anni. Allora, tutto è nato dal primo romanzo che ho scritto. Praticamente io ho fatto sempre lavori fisici, per cui non pensavo minimamente di scrivere un libro. E eravamo in conoscenza io e la mia compagna, ci stavamo conoscendo perché raccontavamo storie della nostra vita. Allora io, per fare lo splendido, ho detto: ma perché non facciamo il libro, visto che abbiamo tanta roba da scrivere? Pensando che lei si mettesse a ridere, mi mandasse per paese, però qualche reazione diversa. Invece mi ha detto: facciamo. Dato che a me piace raccogliere le sfide, proviamoci. Io ho buttato giù la mia storia, lei la sua, e da là ho incominciato ad assemblare il tutto. E poi vedevo che mi veniva spontaneo scrivere, mettere insieme pensieri, e da lì poi, fatto il primo libro, ho visto che ci ho preso gusto e ho detto: ma proviamo a farne un altro. E così è nato Rosa Arcobaleno. Il fatto che Rosa Arcobaleno viene inserito tra i libri dove ci sono dei riferimenti anche dei luoghi, perché Rosa Arcobaleno prevede questa storia di questo giovane gli ha raccontato un altro figlio femminile, inquadrato in questa Lamezia Terme, per poi passare a Genova. Allora, è una storia che riguarderebbe probabilmente la storia di tutti quanti, di chi per esempio decide che non trovando uno sfogo di carattere lavorativo decide di andare via, con tutte le contraddizioni, con tutti i dispiaceri, però evidenzia anche quelle che sono le tradizioni, quelle che sono le cose belle che ha lasciato, no? Tu queste cose, dal punto di vista proprio del legame affettivo, le hai messi brutalmente perché ci sono, giusto? Sì, allora sono partito già dall'infanzia della mia generazione, quando bastava un pallone per essere il più felice del mondo. Poi vabbè, c'è casa della nonna che, vista con gli occhi di un bambino, sembrava enorme, poi vedendo la distanza di anni ti rendi conto che è una casa normale. Poi naturalmente ci sono gli odori, i profumi del cucinato della nonna, delle viuzze dove stavano tutte le vecchiette a cucinare, a parlare tra di loro, per cui ho voluto riportare un po' queste cose della mia generazione, perché quella di oggi è un po' strana. Anche l'adolescenza stessa purtroppo non viene vissuta come la vivevamo noi, specialmente a livello di fantasia, perché noi avevamo molta fantasia pure per creare giochi e cose. Invece oggi purtroppo con la tecnologia ha distrutto un po' tutto questo mondo. Poi un'altra cosa, c'è sempre questo rapporto conflittuale con le donne. Abbiamo delle figure femminili che con quest'uomo sembra che non ci azzeccano mai, nel senso che non riescono mai a trovare un momento in cui dice: beh, abbiamo trovato, in definitiva, no. Perché c'è tutta una serie di circostanze che fanno pensare che o è lui che probabilmente ha qualcosa che non va, o sono le donne che probabilmente per lui presentano un aspetto caratteriale che non è, diciamo, conciliabile. Tu che ne dici?
Poi c'è lo stanno antipatiche tutti, c'è un'antipatia proprio a pelle. No, comunque è vero, perché forse dopo quella situazione che è successa drammatica, che diciamo l'ha stravolto, allora poi non riesce, o cerca un qualcosa che non riesce a trovare, o lo scoprirà chi leggerà il libro. Anche perché diciamo che il libro è completo di tutto, c'è amicizia, passione, tradimenti, un po' certo, di tutto. Certo. Sono stato bravo. E perché questi dei capitoli con il titolo dei fiori? Perché a me piace guardarmi intorno e mi sono reso conto che i fiori fanno parte della nostra vita, pure se non ce ne accorgiamo, già facendoci un balcone, andando al lavoro. E poi mi ha incuriosito questa cosa e mi sono un po' informato sui fiori, sul loro significato. Anche un semplice fiore, cambiando colore, cambia totalmente di significato. E poi mi rendevo conto che alcuni erano attinenti a quello che volevo scrivere io, anzi pure spunto dal loro significato per scrivere dei nuovi capitoli. Per poi concludersi in questa rosa arcobaleno che, diciamo, completa la storia, nonché appunto i vari colori e i vari fiori. E, datemi tempi per quello che voglio dire, è chiaramente questo un libro che potete leggere anche in un momento dove si relaxa sulla spiaggia, eccetera. No. Ecco, all'interno traspaiono delle emozioni, dei sentimenti che sono assolutamente comuni, non c'è niente di particolarmente elaborato. Ed è bello appunto per alcuni aspetti quasi ritrovarsi anche negli atteggiamenti, nelle situazioni. È un libro nostro, dei giorni nostri, delle nostre storie. Con le problematiche nostre. Certo, con le ragioni. Io però prima di salutarti, visto che ha preso in considerazione delle frasi di Charles Bukowski, ma è vero? Scusate, stavo affrontando il collegamento. Dico, in questo libro ci sono delle frasi di Charles Bukowski. Tu ci vedi, no, a questo punto io faccio intervenire anche te, pensavo che la mia voce fosse affisionata. Tu ci hai ravveduto una qualche similitudine tra quelle che sono le donne e i pensieri di Bukowski rispetto a quest'uomo e alle sue donne? Ma mi viene da dire uguale, cioè tutte le turbe di Bukowski sono finite più o meno là dentro, capito? Non a caso. Poi la particolarità che ogni capitolo un fiore, voglio dire, c'è questa qui la racconta lunga, ma naturalmente non lo posso svelare, cioè il finale fatidico non lo possiamo raccontare, però c'è il colpo di scena fantastico finale dove uno, cioè questo è uno di quei libri, no? Che quando si leggono uno dice no, io faccio come finisce, sto quasi perdendo tempo perché lo so come, e poi alla fine è finita così, è fatta così, è uno di quei libri che si bevono tutto d'un fiato, no? E che ti raccontano trovate queste traversie del nostro personaggio e poi accade all'ultimo la chicca, diciamo, importante che ti lascia a bocca aperta. Stai prendendo la voglia di raccontarlo? No, assolutamente no, ce l'hai per me. Quindi io direi che concludo proprio con una frase di Bukowski qui, che si riferisce anche alle rose. Siamo come rose che non si sono mai curate di sbocciare quando avrebbero dovuto, ed è come se il sole si fosse disgustato nell'attesa. Questo è quanto. Il libro di Andrew Gigliotti si chiama Rosa Arcobaleno, è consigliabile la lettura in un momento.
perché è fondamentale, ripeto, non è fondamentale che uno debba pubblicare in la Treccani, non è questo il senso. Il senso è che ognuno abbia stima e fiducia nelle proprie cose. È chiaro che le cose che vanno scritte vanno sempre sottoposte a chi è preparato e interessato alla cosa, però è importante che noi acquistiamo fiducia nelle cose che vogliamo conoscere, che vogliamo scrivere, eccetera. Per cui Ennio ha avuto questo coraggio, spero che ci abbiamo sempre lo stesso coraggio, sempre però sotto la vigilanza dell'editor, che è molto rigido da questo punto di vista, e grazie tutti. Ma alla fine hai esordito con anch'io poco più di 20 anni, poi ti sei messo a parlare dei miei tempi, c'è qualcosa che non fa. C'è qualcosa che non fa. Non volevo dire degli altri, va. Piccola ok. E ti volevo chiedere, che mestiere facevi? Hai parlato di un introverso degli altri. No, io ho fatto sempre lavori fisici, magazziniere, commesso, sempre questo tipo di lavoro. E per nulla sei diventato una e quindi anche qua un messaggio di speranza per tutti, perché tutti possiamo. Hanno tanto da dire. Nicolo, scusa, posso dire anche che nel libro parla dell'amore, ma l'amore alla fine l'ha trovato e l'amore lo sostiene. Non no, l'amore è nel pubblico, però scusami, l'amore è nel pubblico. Ah, adesso l'amore che finisce dentro. Allora chi? No, scusami, pensavo parlare. No, io sto parlando dell'amore del pubblico. Ma io secondo lei io spoilerò i finali dei libri. No, no, voglio dire. È venuta la bella ragazza che sta con lui. È ventenne, c'è una ragazza qui a cantare, diciamo. Signorina. Va bene, grazie mille, grazie.